La secchezza vaginale è una condizione estremamente frequente in corso di sindrome di Sjögren, viene riferita da una paziente su due e spesso si associa a sintomi correlati come ad esempio prurito, bruciore e dolore, dolore che spesso viene peggiorato durante il rapporto sessuale. Pur non essendo correlata in maniera diretta con lo stato infiammatorio sistemico tipico della sindrome di Sjögren, la secchezza vaginale può determinare una notevole disabilità nella vita quotidiana e nello specifico nella vita intima. Purtroppo, nonostante la sua frequenza, questa problematica non viene spesso indagata dal punto di vista terapeutico. Abbiamo infatti dati da studi clinici che ci dicono come alcune terapie immunosoppressive possano migliorare la secchezza, ma la secchezza in termini generali, non nello specifico la secchezza vaginale. È inoltre importante quindi capire se vi sono, ad esempio, delle condizioni concomitanti, aggravanti come la menopausa, oppure infezioni batteriche, infezioni micotiche, o anche l'utilizzo scorretto ed eccessivo di terapie topiche che possono alterare il microambiente vaginale. Resta il fatto quindi che il pilastro della gestione di questo tipo di problematiche è la terapia non farmacologica. È quindi fondamentale un approccio multidisciplinare che vede in prima linea il reumatologo in collaborazione con il ginecologo, l'urologo, ma una figura chiave che deve essere coinvolta nel team multidisciplinare è il fisioterapista con esperienza nella riabilitazione del pavimento pelvico. Esistono infatti una serie di indici, come ad esempio l'indice di salute vulvovaginale oppure gli indici di salute del pavimento pelvico che permettono di caratterizzare in maniera dettagliata la problematica e quindi delineare ed individualizzare quanto più possibile la gestione terapeutica del singolo individuo con il fine ultimo di migliorarne la qualità di vita.